batteria scarica. Buongiorno a tutti, sono sempre io, Domenico Rositano. Purtroppo ho fatto 24 ore di servizio presso il distaccamento di Palmi. Stamattina sono libero dal servizio, mi trovo a passare nel mercato domenicale che si svolge a Santo Fegna d'Astromonte in via Maggiore Q3. C'era un cassonetto in fiamme e, come vediamo, il mercato è sulla strada comunale, nemmeno un soccorso tecnico urgente potrebbe arrivare qua e spegnere questo cassonetto. Noi siamo qua per fare il nostro dovere civico e spegnere il cassonetto dove nemmeno l'emergenza, nemmeno qualsiasi cittadino pubblico poteva venire qua e prodigarsi lo spegnimento di questo cassonetto. Oggi sono libero dal servizio, ma sono sempre in servizio. Come può fare una partenza di vigili del fuoco arrivare a spegnere un cassonetto con un mercato domenicale in queste condizioni? Ma che arrivano sempre i soliti noti. Noi siamo i soliti noti, i noti sempre nei problemi, nelle problematiche e sensibili a tutto quello che ci circonda. La problematica dell'immondizia che viene incendiata sviluppando della diossina nell'aria a discapito di tutti i cittadini. Noi ci trovavamo a passare da qua, con mezzi di fortuna gli ho chiesto un tubo di gomma alla signora e ci siamo prodigati a spegnere questo cassonetto. Siamo liberi dal servizio, ho espletato 24 ore di servizio, volevo rilassarmi in questa splendida comunità eufemiese, passando di qua abbiamo visto questo cassonetto in piazza. Dice, è inutile chiamare i colleghi perché di là non ci passano, guardate, non possono passare di là. Siamo in via Maggiore Cutri, di fronte alla scuola elementare e di fronte a una splendida pineta lasciata in abbandono, in situazione di degrado, come la situazione di degrado è anche questa, l'immondizia. L'immondizia dei nostri politici che negli anni non hanno differenziato tutto ciò, hanno fatto solo politica tenendosi sulle sedie, non hanno preso dei provvedimenti seri e hanno incominciato a proporre la differenziata. Perché qua a Santo Fegna non facciamo nemmeno il 3% della differenziata e la legge prevede che dovevamo arrivare al 70%. Queste sono le condizioni dove il cittadino non ne può più e poi ignorantemente, perché è una forma ignorante, lo dico, far accendere la spazzatura, perché dalla spazzatura poi nell'aria, in questa comunità montana, l'aria diventa irrespirabile sia per le persone, per gli anziani che per tutti. Noi siamo qua a spegnere. Un saluto a tutti sempre affettuosamente, in morosità.